Dico sempre uso un terzo del mio impegno per affrontare questioni di censura per ogni film. Questo film, quando è finito, le persone di censura sono cambiate, sono tutti giovani, laureati, molto meglio. E loro mi hanno detto sinceramente, dice, guarda, da 5 anni siamo su questa poltrona e con il tuo film ci fai il lavoro più duro da esaminarci. E allora alla fine abbiamo dovuto aggiungere sempre un compromesso, per esempio certe parolacce, che veramente io non uso queste parolacce per usare parolacce, e in realtà sono un'espressione dialettici, tipicamente di una classe sociale, come si scherzano, poi anche certi scherzi politici, quindi hanno molto doppio senso, molto scelti questi scherzi femminili in una situazione molto intima. Quindi cerco di spiegare anche certe canzoni, per esempio canzone che si usa tuttora ancora nella scuola elementare per educare i bambini, è usato nel film, e per censura forse sembra canzoni che provocano un'emozione troppo forte. Cioè, tante volte loro, per esempio anche Ferrovia di Speranza, quello che avete visto pomeriggio, è un film è trasmesso in tutte le televisioni più grosse del mondo, e tranne Cina, io porto questo film in televisione cinese, ho detto, ma di che cosa che avete paura? Cioè, qualcosa ho sbagliato, tagliamoli, facciamo un compromesso, però facciamo vedere. E loro mi rispondeva dicendo, il film è troppo vero, è questa verità che fa sentire paura. Volte ascoltando le persone in censura che fanno dei commenti, mi sembra più grande complimenti mi stanno facendo, quindi sono rimasta senza parole, però siccome ci tengo moltissimo i film che finiscano e poi anche sono visti dalla persona che hanno la stessa esperienza come noi, che chi fa film, per questo cerco sempre di lavorare o lottare o convincere con la censura insieme, fare un compromesso, piuttosto fare film diventare film underground e che non escono nelle sale in Cina. Quindi preferisco perderci energia e tempo, però riuscire film a uscire nelle sale. E quindi devo dire, polemica in Cina quando loro mi accusano, tipo nell'opening, che io ho finito presentazione, la gente si alza in piedi, mi punta il dito, tutto infuriati. Per me sono delle scene, delle reazioni, sono felicissima, perché finalmente vedo il mio film in qualche modo ha risensibilizzati i nervi, incominciano ad addormentati in un momento di riforme che guardano solo cifra economica.